veicolo è equipaggiato con una ruota di scorta che si trova sotto il veicolo. In caso di foratura, parcheggiare lontano dal traffico, su una superficie piana, non sdrucciolevole e stabile. Applicare il freno di stazionamento e innestare una marcia. Se si parcheggia sul ciglio della strada, ricordarsi di avvertire gli altri utenti della strada della propria presenza con il triangolo di emergenza. Per accedere alla ruota di scorta, aprire il bagagliaio. Prendere gli attrezzi fissati al lato del bagagliaio, il martinetto, il rinforzo ruota e la chiave del coprimozzo. Sollevare il tappetino del bagagliaio per accedere alla vite che trattiene la culla che ospita la ruota. Svitare la vite con il rinforzo ruota. Sganciare la culla tramite la maniglia e sbloccare la ruota di scorta. Posizionarsi davanti al veicolo. Per estrarre la ruota danneggiata, occorre innanzitutto allentare i dati senza svitarli completamente. Posizionare il rinforzo ruota sulla vite, al fine di poter erogare la pressione. Quindi, prendere il martinetto e fare attenzione a posizionarlo correttamente sotto il relativo appoggio più vicino alla ruota interessata. Una freccia indica la posizione dell'appoggio del martinetto. Iniziare a girare manualmente il martinetto facendo attenzione a posizionare correttamente la relativa testa nell'appoggio del martinetto. Girare la maniglia alcune volte per alzare la ruota da terra. A questo punto, è possibile svitare completamente i bulloni della ruota. Estrarre la ruota danneggiata. Posizionare la ruota di scorta sul mozzo centrale e ruotarla in modo che i fori di fissaggio sulla ruota e il mozzo siano allineati. Riattaccare quindi i bulloni e serrarli, assicurandosi che la ruota sia a filo sul mozzo. Abbassare il martinetto. Una volta che la ruota è a terra, serrare i bulloni. A questo punto è necessario riporre la ruota difettosa nella culla, quindi riavvitare la vite in senso opposto. Tuttavia, quando si viaggia con una ruota di scorta, fare attenzione a non superare la velocità indicata sull'etichetta posizionata sulla ruota. Si noti anche che la ruota di scorta è temporanea, pertanto deve essere sostituita il prima possibile.